Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 5 giugno. Sono stato un po' latitante negli ultimi 2 giorni in Francia, dove sono io, è un po' difficile trovare la linea giusta, quindi mi scuso anticipatamente se dovessero esserci delle cadute di tensione. Mettiamola così. I titoli dei giornali di oggi direi che riguardano tutti quanti due questioni fondamentali. La prima è il panico e 1570 feriti che si sono verificati nella piazza San Carlo di Torino per un cretino, pare, che ha fatto finta di essere un kamikaze. E la seconda invece è una cosa seria, come lo è peraltro anche quella di Torino, e riguarda invece l'attentato di tre pazzi, come vorrebbero dire alcuni, ma secondo me come si dovrebbero definire correttamente, tre attentatori fondamentalisti islamici che al grido di Allah è grande hanno ucciso 7 persone e ne hanno ferite altrettante, più di altrettante a Londra. I titoli di oggi dei giornali, forse il titolo più azzeccato, sono quelli che fanno il quotidiano nazionale, il Tempo, attacco di panico mettendo insieme le due cose. I grandi giornali si dividono sostanzialmente in 3 filoni per capire la scansione che danno di queste grandi notizie. Repubblica dice scandalo Torino. Quello che è successo a Torino, una piazza di 30.000 persone con 1.700-1.500 feriti, è per Repubblica uno scandalo e la prima parte della foliazione riguarda questo. Per il Corriere della Sera, invece, la prima pagina della foliazione riguarda Londra e il titolo fondamentale è Così ci siamo difesi, perché per la prima volta, forse a Londra, anche gli occidentali, quelli dei gessetti e dei concerti, hanno iniziato a difendersi rispetto a questi terroristi. Terza lettura è quella del giornale in cui si sostiene che vinca in questo momento la paura. Andiamo per ordine. Partiamo e noi decidiamo di partire da Londra, perché in effetti Londra è la questione più grave che si è verificata, con morti e attraverso poi una procedura incredibile, tre che hanno preso un pullman, hanno preso un van, si sono gettati contro la folla, sono usciti poi dal van dopo aver fatto alcuni morti con il van, feriti con alcune balle e con una serie di coltelli hanno ammazzato le persone. Qui ci sono vari pezzi che si possono leggere di cronaca, però io vi sottolineo, faccio per voi una sintesi delle cose che più mi hanno colpito. La prima sintesi è la foto di tutti quanti gli occidentali con le mani così sopra alla testa. Questa foto per il giornale, secondo me, a buon ragione, è il simbolo di questa vicenda, perché è il simbolo, come dice Giordano Bruno Guerri, di una guerra fatta di simboli come tutte le guerre, che l'Occidente si è arreso, ha perso. Quando gli occidentali devono essere messi con le teste, con le mani sopra la testa per far vedere che loro non hanno le armi, beh, allora vuol dire che abbiamo perso. Il problema è che quelle mani dovrebbero essere, secondo me, e lo dico già da un po' di tempo, delle mani, come il Corriere della Sera ci spiega, pagina 2 e pagina 3, anche usate contro questi bastardi che ci ammazzano. Il Daily Mail nota come in 10 settimane, prima pagina del giornale popolare inglese, in 10 settimane, 3 attentati in Gran Bretagna. Le reazioni, vorrei continuare sulla cronaca, poi andiamo sulle reazioni politiche. Sempre sulla cronaca, in pochi fanno quello che ha fatto Fiamma Nierenstein oggi sul giornale, quindi Fiamma e Giordano Bruno Guerri sono i due pezzi, secondo me oggi in pochi lo fanno, perché raccontano un dettaglio di questi 7 morti. Il dettaglio è una donna che aveva degli shorts e contro la quale, dopo essere scesi dal van, si sono incaniti i 3 attentatori e l'hanno pugnalata, tutti e tre evidentemente per il fatto di essere donna, per essere vestita all'occidentale, e tutti e tre si sono accaniti nei confronti della donna. Fiamma Nierenstein racconta questo piccolo spaccato di cronaca e io chiedo a voi, secondo voi l'Italia delle donne se non ora quando, l'Italia delle donne che si occupano del femminicidio, dei diritti delle donne, perché non notano che i fondamentalisti islamici ce l'hanno soprattutto con le donne e si accaniscono in maniera così dura con le donne? È forse diverso l'omicidio di una donna perpetrato da tre bestie come queste rispetto ai femminicidi di cui noi ci occupiamo tutti quanti i giorni, di cui voi ci avete fatto una testa così, mentre invece questa bestiale esecuzione per strada di una donna è stata soltanto notata da Fiamma Nierenstein sul giornale? Nessun fiocchetto rosa per questa donna. Un altro elemento fondamentale è quello ovviamente della reazione della May, che è in piena campagna elettorale perché si vota l'8, dice ora basta. Giustamente Sallusti dice ora basta di che? Ora basta cosa? Anche perché la risposta che noi occidentali continuiamo a dare è quella che si vede bene nelle pagine di Repubblica e di tanti altri giornali, che è quella di Manchester, e cioè il grande concertone di Ariana Grande per rispondere all'attentato kamikaze di Manchester, in cui le parole d'ordine sono, adesso ve le leggo perché le ho, vincerà l'amore.
La musica di Manchester non ha paura, sempre Repubblica, non ha paura, solo amore. Che cacchio dicono? Cosa vuol dire amore? Amore di che? Quando sei in guerra con l'amore e con i gessetti e con le manifestazioni e con la foto del poliziotto che balla insieme alle donne, insieme alle bambine, come si è visto, ci facciamo un baffo. Noi l'immagine simbolica è quella di Giordano Bruno Guerri, non del poliziotto che balla con le bambine a Manchester, ma degli occidentali che devono mettere le mani così, arresi alla violenza del fondamentalismo islamico che non definiamo come tale. Va bene? Questo è l'orrore, l'incapacità di capire che siamo in guerra, l'incapacità di capire che non è con un concerto blindato in cui VIP o Ariana Grande, Coldplay hanno obbligato tutti quanti a essere perquisiti, hanno tolto gli zainetti a tutti quanti, hanno messo forze dell'ordine che voi non potete neanche immaginare. Quello secondo voi è la risposta? Concentrare in un evento la risposta occidentale alla lotta nei confronti dei fondamentalisti islamici? No, non è questa la risposta. Ultima cosa, il tic occidentale di sottovalutare il fatto che sia fondamentalismo islamico lo nota benissimo Daniele Capezzone oggi sulla sua newsletter che io leggo ogni mattina, perché dice che Repubblica ieri nel suo sito diceva van contro i cittadini inglesi. No, non è un van contro i cittadini inglesi. È un pazzo invasato fondamentalista islamico che urlando Allah Akbar ha ucciso 7 persone. Non è il van che uccide, è l'uomo che uccide, non è la pistola che uccide, non è il grilletto che uccide, è chi lo preme che uccide. Questo forse è un tic che non riusciamo ad avere nei nostri siti, nel nostro buonismo occidentale, il fondamentalismo islamico che ci ammazza, non i van bianchi. Ultima questione di giornata, anzi seconda questione di giornata, è la questione di Torino. Qui il reportage forse migliore è fatto da Marco Travaglio per il semplice motivo che Marco Travaglio e sua figlia Elisa di 18 anni, che si è trovata in quella bolgia di 30.000 persone, che si pare che per un falso attentato che ha urlato, c'è cioè una foto di un ragazzo con lo zaino torso che ha fatto finta di fare il kamikaze, ma non è detto che sia stato lui ad alimentare il panico. Insomma, ormai lo sapete tutti, 1.500 feriti per questo evento. E Travaglio racconta quello che ha vissuto la figlia, la telefonata, l'ospedale, la quantità di sangue che ha trovato ovunque, e su questo si possono fare due o tre considerazioni. La prima considerazione è quella che fa chiaramente Sallusti, ritorno un passo indietro, e c'è che hanno già vinto il titolo oggi di Libero, forse è più significativo: ci siamo fatti l'attentato da soli, perché qui non c'era nessun attentatore, c'era soltanto la nostra paura. Ormai le mani messe qua sopra la nostra testa del disarmo nei confronti dell'invasore musulmano, altro che bella ciao. Allora, il disarmo nostro è anche in questo, nel fatto di al primo urlo andare in panico. Oltre a questo elemento, poi c'è veramente un elemento invece di organizzazione pratica. Su questo non si può tacere, soltanto Airola, non so che dà un altro tic complottista del Movimento 5 Stelle, che dice ma quale numero di feriti, ma che cosa dite, tutto per dare in, metterla per fare polemica contro l'Appendino, quando poi si è reso conto che i feriti erano 1.500, si è scusato. E allora dobbiamo dare contro l'Appendino, Airola. Allora, posto che il numero dei feriti è quello che tu pensavi fosse un complotto, visto che quello è il numero dei feriti, adesso dovresti dire qualcosa contro l'Appendino, no? Se la logica ha un suo valore. E la logica ha un valore, perché l'Appendino in realtà ha permesso, ma adesso non ce l'ho con il Movimento 5 Stelle, poteva capitare benissimo un sindaco di sinistra o di destra, tanto che la medesima ordinanza pare l'abbia fatta anche il sindaco di sinistra Fassino, ha permesso di utilizzare i vetri in quella piazza con 30.000 persone. Quindi che cosa avveniva? C'era una recinzione, racconta oggi Travaglio, ma raccontano tutti quanti le cronache, per cui non si entrava con le bottiglie di vetro all'interno di questa piazza con 30.000 persone, ma all'interno della piazza c'erano venditori di birre, di vino con le bottiglie di vetro. Il vetro non è stato un dettaglio, perché è stato quello che ha creato maggiori danni in questa piazza con 1.500 feriti. Cioè, mi sembra una cosa incredibile che in un momento come questo i controlli siano fatti fuori e dentro invece siano state così sottovalutate. L'idea ovviamente che la paura abbia vinto in ogni caso, altro che concerti di Manchester, è evidente. Cioè, facciamo finta che vinca l'amore, poi dopo uno urla all'interno di una piazza a San Carlo e tutti quanti si ammassano uno contro l'altro, non c'è più neanche bisogno dei van, non c'è più neanche bisogno delle bombe, si va in un posto e si urla, un kamikaze urla, eccomi qua, sono pronto a farmi esplodere. Tra peraltro, cosa che avevano fatto anche i kamikaze
kamikaze a Londra, che avevano delle finte cinture esplosive, forse per creare panico da soli. Dobbiamo concludere con la politica, come sempre, semplicemente con due battute. Prodi al Fatto e Bindi a Repubblica dicono più o meno le stesse cose, cioè che se Renzi sta con Berlusconi loro non sono nel PD e che questo sistema elettorale è orrendo. Mettere insieme questi due in un giudizio contro Renzi mi fa pensare che forse sia stata imboccata per differenza la via giusta. Adesso scherzo, ma certo l'idea che mettere Prodi e Bindi insieme sono il segno che forse ci togliamo dalle balle una politica che a me personalmente non è mai piaciuta. Ferrara si accorge che Trump non è Hitler e lo dice uno che Trump l'ha trattato veramente male, a calci nel sedere, come direbbe lo stesso Ferrara. Benvenuto tra quelli che soprattutto sulla questione del clima, come ricorda bene Ferrara, lo stesso fratello di Prodi ci spiega che il riscaldamento globale non è come ce lo raccontano i mafiosetti dell'IPCCC, per cui se non stai con loro sei un inquinatore sfrenato, un po' come Lomborg, che veniva definito dal capo dell'IPCC come Hitler. Un saluto, vi do appuntamento domani con la zuppa di porro. Ciao.